La settima giornata di Serie C Now per i giallocelesti si giocherà nel posticipo di lunedì allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Apriamo la conferenza stampa con l'analisi del tecnico Alessandro Bruno. Grazie, mister. Grazie a voi. Sì, è la terza partita nella settimana, è la seconda fuori casa, quindi è una partita molto particolare, dove dobbiamo affrontarla con determinazione. Come il primo tempo di Lecco, perché il primo tempo di Lecco è stato affrontato in maniera corretta, abbiamo rischiato poco e a tratti abbiamo anche cercato di fare male all'avversario. Siamo riusciti, poi dopo il secondo tempo siamo crollati mentalmente e questo è il nostro difetto, usciamo dalla partita troppo presto. È un difetto che ci portiamo dall'inizio e dobbiamo togliercelo subito perché le partite vanno avanti, i punti ci servono, però devo dire la verità che comunque i ragazzi danno sempre tutto negli allenamenti, anche nelle partite. Dobbiamo commettere meno errori perché credo che comunque manca poco per fare la svolta definitiva a questo campionato. Il giornale di Vicenza con Anna Fabrello. Sì, mister, comincerei proprio dalle questioni pratiche. Come stanno i ragazzi? Ce li hai tutti a disposizione? Sì, tutti a disposizione, per fortuna, nessuno intoppo, niente, ho vasta scelta, ho fatto qualche cambio la settimana scorsa per far riposare qualcuno che aveva speso tanto nella partita precedente, adesso vediamo un po', l'evoluzione della rifinitura e sciogliamo gli ultimi dubbi, però ripeto, sono contento perché i ragazzi stanno bene, crescono, si impegnano sempre durante la settimana. E dobbiamo, ripeto, limitare quei piccoli errori che commettiamo sempre in maniera gratuita per far sì che comunque ci sia lo scatto definitivo positivo, in maniera positiva. Senti, dall'altra parte trovate una squadra che in estate si è anche rinforzata, una squadra insomma, che ha iniziato anche molto bene con questo campionato, quindi come l'avete preparata e che lettura hai dato di questa partita? Ma è una partita per noi molto complicata, molto difficile perché affrontiamo una squadra organizzata, ben messa in campo, che gioca con dei principi ben precisi, allenata bene, è un organico giocatore di spessore e di qualità. Quindi non è una partita semplice che ha svoltato nelle ultime due gare, avendo fatto due vittorie contro l'Atalanta e contro la Triestina fuori casa. Quindi ha switchato mentalmente, è una squadra in salute, forte e noi dobbiamo stare attenti a tante dinamiche di gioco perché loro sono bravi a crearcele, sono bravi a giocare negli spazi. Noi dobbiamo essere attenti, concentrati a ridurre i loro punti di forza e cercare di giocare il nostro calcio come abbiamo fatto sempre finora. Senti, che cosa chiedi ai tuoi ragazzi per questa partita? Qual è il primo? Penso, insomma, questi cali d'attenzione che non devono più esserci, ma poi a livello anche tattico-tecnico, cosa gli chiedi? Ma a livello tecnico-tattico ci siamo messi a posto, rischiamo sempre poco, però per mancanza di attenzione arrivano questi gol che uno quanto meno te li aspetti ti trovi la palla in rete. Ripeto, abbiamo preso un gol brutto in superiorità numerica di 2, il 3-2, abbiamo preso un gol su una rimessa da dare, un errore da 30 metri quasi, e poi su un calcio piazzato dove abbiamo sbagliato qualche posizione sempre per mancanza di attenzione, però i ragazzi, ripeto, danno sempre l'anima e anche lì a Lecco fino all'ultimo abbiamo cercato sempre di stare in partita e di cercare di recuperarla. A tratti forse a volte siamo anche un pochino sfortunati, però la fortuna aiuta gli audaci, quindi a noi evidentemente se non capita questo è che abbiamo ancora qualche carenza. Senti, chiudo chiedendoti invece dal punto di vista proprio della formazione, quanti dubbi hai se insomma quel 3-5-2 mi pare che adesso ci si sia trovata la quadra, è Sì, un po'. noi in questo modo, con questo sistema di gioco adesso ci troviamo abbastanza bene perché i ragazzi sono più diciamo adatti a questo sistema di gioco. Per quanto riguarda qualche cambio vedremo nella rifinitura, però ho nella mia testa di fare qualcosa e vediamo adesso come risponderanno i ragazzi. Grazie a mister Alessandro Bruno. Grazie a voi. Ad aprire la settima giornata di Serie C Now è il nostro attaccante Andrea Mattioli. A lui il compito di presentare Lumezzane Arzignano Valcampo, il match del Monday Night. Grazie mille Andrea. Si chiude domani il trittico di impegni, Clodiense, Lecco, Lumezzane. Torniamo a Riga Monticepi dove mercoledì al 19° del primo tempo hai siglato la rete del raddoppio firmando il primo gol stagionale.
Un gol tanto cercato anche nelle precedenti giornate. Ripartiamo da qui, Andrea, ripartiamo dal nostro primo tempo contro il Lecco. No, beh, sono contento di essermi sbloccato quest'anno. Purtroppo non è servito a portare a casa i punti. Sì, ripartiamo dal primo tempo che abbiamo fatto una bella prestazione tutto, però siamo tornati a casa con l'amaro in bocca. Per noi sarà Monday Night di Serie C Now al Tullio Saleri, Lumezzane, Arzignano. A te l'analisi del prossimo turno. Ma siamo sicuri che è una partita dura, tosta, sono una squadra forte, in salute, arrivano da due vittorie importanti contro l'Atalanta e la Triestina e cercheremo di metterli in difficoltà con le cose che stiamo provando in settimana. Ringraziando la stampa, passiamo al giornale di Vicenza con Anna Fabrello. Sì, Andrea, ti chiedo, dopo la sconfitta che è arrivata, insomma, in modo anche un po', ne abbiamo commentata con il mister, insomma, una sconfitta che ha fatto male per come è arrivata. Come sta la squadra, come sta soprattutto lo spogliatoio? Ma lo spogliatoio sta bene, sa che dobbiamo essere più concreti in certe situazioni e calare in alcune situazioni l'attenzione, cioè bisogna sempre tenerla alta e cercare, va in vantaggio 2-0, di portare a casa la partita. Ecco, proprio su questi cali d'attenzione che purtroppo in questo avvio ci sono stati più di qualche volta, siete riusciti a darvi un po' una spiegazione e come ci state lavorando? Ma forse in base a piccoli dettagli, cioè sei entrato in campo tipo nel secondo tempo, hai preso un gol subito da 30 metri, lì magari ti demoralizzi un po', cominci a pensare, ecco, ci siamo, andiamo a perdere, poi alla fine, senza volere fai cali d'attenzione che, cioè, sono difficili da fare e quindi poi perdi. Ecco, di fronte troverete Lumezzane in una settimana anche complicata, con tanti impegni. Come l'avete preparata questa partita? Come volete impostarla? Ma bene o male, come le altre partite che stiamo preparando, compatti e solidi, cercare di essere solidi in difesa, cioè non prendere gol e poi di cercare di farne uno in più degli altri per portare a casa la partita. Senti, a livello tuo personale, questo avvio di campionato stai diventando un punto di riferimento là davanti. Come stai vivendo questa stagione e come anche stai crescendo? Sei uno dei giovani, dei tanti giovani, però insomma sei uno di quelli che ha già fatto Serie C, quindi un po' ti senti che stai diventando un punto di riferimento per questa squadra? Ma al momento le partite dicono questo, il mister mi sta dando minuti, fiducia e cerco di ripagarlo al meglio che posso, e cercando di far più gol possibile, di giocare bene con la squadra e poi cercare di portare a casa i punti che ci servono. L'ultima parola di Andrea Mattioli che ci conduce in campo. Può essere definito, Andrea, come il match del riscatto? Ma di sicuro sì, può essere, perché se riusciamo a portare a casa la partita contro una squadra forte ci dà, come si dice, ci dà spinta per affrontare meglio le altre partite e cercare di fare quello step in più che stiamo cercando di fare da un paio di partite, ma non ce l'abbiamo fatta al momento. Ore 20:45 il fischio d'inizio al Tullio Saleri di Lumezzane, Lumezzane, Arzignano Valcampo. Settima giornata di Serie C Now, la partita come sempre sarà visibile su Sky Sport e Now TV. Grazie mille ad Andrea Grazie. Mattioli, al nostro attaccante, auguriamo a te e a tutta la squadra buon lavoro. Grazie.